cosa abbiamo raccolto. Diamo un'occhiata. La sua anima. Diosiros impazzì nel tentativo di utilizzare il primo sangue reale per uno scopo più alto e giunse presso gli eretici dell'archivio centrale, dove scoprì la fede corrotta di Sith, il drago pallido. Di Sith si parla sempre in ogni Souls, in un modo o nell'altro. Morti. Sembrano anch'essi delle mutazioni di draghi. Qualcosa che gli somiglia molto. Anche noi siamo una trasformazione, ma loro sono qualcosa di non riuscito. Via del drago. Una posa, ragazzuoli. Tombe dimenticate. Dove sta arrivando Oberon? Ma qua siamo al cimitero della cenere. È la stessa zona, solamente oscura. Anello dell'Estus Cinereo. Qui è da dove partiamo noi, ragazzuoli. Però qui c'è qualcosa di diverso. È una zona molto simile. Ok. Una sta avvenendo ed è quello che volevo. Perché ok, sono lucertolone della titanite. Più o meno ho capito come affrontarle. Ma il problema è che entrano qua dentro. E assolutamente non voglio affrontarle qui. Vabbè, il loro danno è quello che è, eh? Sempre alto. Ormai abbiamo un'arma più 10. Il danno che facciamo è molto sostenuto, ragazzuoli. Credo che questa sia una zona, un'area che sia un pochino più scarsa rispetto al livello in cui avremmo dovuto affrontarla. Nel senso, saremmo dovuti essere un pochino più deboli entrando in questa zona. Forse mi sbaglio, però il danno che faccio alle lucertolone qui è davvero tanto. Ovviamente c'ho anche un'arma molto potente, però lasciatemi pensare che sia così, che siamo potenti. Poi magari ovviamente siamo delle seghe. Qua stiamo andando verso il vincolo. Ci ha invaso. Non sarò mai in grado di pronunciare il tuo nome, figlia dei cristalli. Però uccido già te. Ok. Vieni qua per favore. Ti sei messa assolutamente in un posto orribile in cui io non posso attaccarti. Perché va lì verso il burrone, ragazzuoli? No, sicura anche. Oh, che bell'arma. Dai, vieni qua. Sti maghi. Ok, morta. Non so se sia esattamente la stessa persona che abbiamo affrontato prima degli eredi di Lothric e di compagnia bella. Però è morta, cioè l'abbiamo uccisa. Perché qui ci invade in forma di spettro rosso? Se è effettivamente lei. È una specie di New Game Plus questo. Però nella prima run probabilmente è una zona, una zona gemella. Per qual motivo? E qui ovviamente ci sono i vari segni di evocazione del maestro spadaccino. Ce n'erano anche altri, ma faremo a meno di... E quattro... Il falcione da cavaliere nero, ragazzi, ma me lo date così? Va bene, va bene. Vediamo se... Ah, sì, ok, è Gandhi. Dobbiamo riaffrontarlo. Io so che è
possibile a questo boss, non so se anche ad altri, fare una sorta di parry. Ora fare un parry a quella sua arma credo che sia un pochino... Oh, ci è riuscito subito. Ok, fate finta che non stia dicendo nulla. Ma siamo anche in forma di drago, dobbiamo approfittarne. Oh, questo attacco è nuovo. Anche questi calci non li aveva mai dati. Cazzo, brutto. No. Curati. Curati, ok. Ok, curiamoci e proviamo a fare un altro parry, ragazzuoli. Non a questo attacco. Questa è una presa. Non si è trasformato, vedete? Quindi anche qua, aspettate, la teoria è che quegli esseri prendono possesso, quegli esseri neri tipo serpenti di petrolio, prendono possesso delle entità del gioco, magari entità molto potenti come appunto può essere un boss del genere. Sto perdendo la concentrazione un attimo, insomma. Ok, aspettate che sta facendo una filza di attacchi di fila, mi sta mettendo in difficoltà, ragazzuoli. Ok, volevo provare a fare il parry finale, non ci sono riuscito. Dicevo, la mia teoria sul fatto che noi magari abbiamo affrontato una copia di questo Gandir, il giudice, comandata da quell'essere simil serpentesco nero. Sicuramente c'è un senso a tutto questo, ragazzuoli, ma come Oberon sta vedendo oscurità davanti a sé, anche noi dobbiamo, anzi anche io ancora, devo unire bene tutti i pezzi del puzzle per capire a cosa stiamo andando incontro. A parte che qua ci sono dei Black Knight, ma ho notato una cosa molto particolare. I non morti, anche nell'insediamento di non morti per l'appunto, tendono ad assumere un aspetto di albero, di radici, insomma. Diventano sempre più bianchi e prendono questo aspetto di cespugli secchi. Ma quello si è incastrato? No, mi aspettava. Ed è una cosa che è molto molto strana, perché anche nelle mura del castello di Lothric, molto prima di arrivare all'insediamento, si notano delle specie di alberi secchi che erano in posizione di preghiera o verso il castello o verso il cielo, il sole, devo ancora capire bene, andrò a ricontrollare. E si collega tutto questo al fatto che abbiamo affrontato anche delle farfalle molto particolari, che erano delle farfalle pellegrine. Di pellegrini ce ne sono in questo gioco, quegli esseri che si dirigono verso appunto il castello di Lothric, che siano diventati loro stessi delle farfalle pellegrine, potrebbe essere. Come potrebbe tranquillamente essere una cavolata questa. Dovete farmi sapere la vostra. Però una forma magari più estesa di questa maledizione, che supera l'essere diventato quasi un albero, anello del Calabrone. Dicevo che supera questa sorta di trasformazione in radici, in alberi secchi, potrebbe essere quell'essere a forma di serpente, che comunque noi vediamo come una forma di serpente, nero, completamente nero, magari corrotto dall'abisso.
E secondo me quest'essere, abbiamo già avuto prova, che prende possesso di alcuni personaggi all'interno del gioco, alcune entità di solito molto potenti, come appunto le due viverne nelle zone precedenti o il boss che abbiamo affrontato all'inizio di episodio poco fa. Cosa c'è all'interno? Non c'è un falò, ma c'è un frammento della spada a spirale. Cosa diavolo, eh? È un oggetto, ragazzoli, a quanto pare funziona come la piuma che ottenevamo dall'araldo, quella che ci permette di tornare al falò. E lei c'è. Well, fancy that. A lost lamb wandereth in, with nary a peep from the bell. Well, thou shouldst my purpose know. What can this old handmaid provide thee? Cosa? Cosa, ragazzuoli? Io comprerò tutto qui. Tutto. Il set di Artorias. Più l'anello della preghiera, che aumenta la fede, e lo prendiamo per completismo. Il set di Artorias, ragazzuoli. Un cavaliere sconfitto. Lasciò in eredità il sangue di lupo e una missione. La legione di non morti di Farron nacque per assolvere questo compito, e l'armatura dei guardiani dell'abisso è un presagio della loro stessa fine. Ovviamente, la missione è fermare l'abisso. Qui il fabbro è scomparso. Ci lascio solamente il martello. È successo qualcosa, devo capire bene che cos'è. È davvero una zona identica a quella che abbiamo visto finora, solamente che è oscura. Questo non l'avrei mai trovato senza il segno. Occhi guardiano del fuoco. Ragazzuoli, ragazzuoli, vediamo se anche dall'altro lato c'è una cosa simile. E ceneri di un vacuo. Penso di Yoel. Gli altari sono tutti vuoti, ragazzuoli. I guardiani dell'abisso, tutti vuoti. Come se noi non avessimo fatto nulla finora. Gli occhi della guardiana sono un oggetto chiave che svela gli orrori della guardiana del fuoco cieca. Ah, ecco perché ha quel diadema davanti agli occhi, ragazzoli, perché lei è cieca. Si dice appartengano alla prima guardiana del fuoco e siano la luce andata perduta da tutte le guardiane del fuoco successive. Svelano le guardiane del fuoco cieche cose che non dovrebbero mai vedere. Possiamo magari donarle a lei. Dopo torniamo, ragazzoli. Quindi, questa è una zona praticamente identica, ma magari antecedente alla creazione dell'altro vincolo. E qua ritroviamo anche il seme. No, non capisco, ragazzuoli. Queste sono le tombe di Mentica. Ah, questo era Gandir il giudice. E Gandir il campione. Ok. Ed è tutto nella stessa zona. Questo è l'altare della prima fiamma estinta. E vediamo se andando lì ci teletrasporta nella zona dove eravamo prima. No, è un'ulteriore area uguale, ragazzuoli. No, non sto capendo. Ma scusate, fatemi vedere una cosa. Come ci siamo arrivati alle tombe dimenticate noi? Siamo passati da qua, dalla zona di Osiros. Potrebbe essere un tentativo di ricreare
la fornace con la prima fiamma? Potrebbe essere. Non lo so, sto parlando. Sto solamente andando di supposizioni, ragazzuoli.